Oggi è la fase conclusiva, la conferenza stampa conclusiva della sesta edizione e accompagna un po' il percorso dei giovani imprenditori da molti anni. Anche voler testimoniare la vicinanza dei giovani imprenditori e delle imprese in generale al connubio necessario tra mondo della formazione e imprese, anche per far prendere in anticipo, anzitempo, conoscenza ai giovani studenti del tessuto imprenditoriale del nostro territorio. Il progetto che va avanti su un percorso annuale ha visto quest'anno una prima fase in cui erano coinvolti 200 studenti per poi superare una fase di selezione, quindi con 25 corsisti e poi 12 ragazzi in stage presso le aziende del nostro territorio. Giovani che hanno avuto l'opportunità di un percorso formativo e di laboratorio all'interno delle nostre aziende, giovani che hanno una formazione universitaria, che hanno presentato dei progetti che sono di realizzazioni nuove idee, nuovo mercato. Quest'anno possiamo affermare che la qualità dei progetti e degli studenti è veramente molto elevata. Dal prossimo anno, insieme con l'Unione Industriali, vorremmo portare avanti un nuovo progetto, perché arriveremo alle 6 bottiglie di vino etichettate, per cui faremo un cofanetto speciale tramite l'Unione e il ricavato, una parte importante del ricavato lo andremo a dare in beneficenza a qualche onlus di chi ha bisogno, vedremo un po'.